Teggiano, alla presenza del questore di Salerno Vincenzo Roca, la prima edizione del premio della legalità organizzata dalla direzione regionale dei Papa Boys, presieduta da Massimo Manzolillo. Una manifestazione a dir poco speciale, considerato che tramite un telegramma all'evento ha voluto partecipare alla sua attenzione anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, mentre il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato una medaglia di riconoscimento per l'importante iniziativa al Presidente dei Papa Boys di Napoli, Massimo Manzolillo. La manifestazione inoltre godeva del patrocinio, oltre che del comune di Teggiano, della provincia di Salerno e della regione Campania, anche dei presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani. Il primo premio di questa prima edizione è stato assegnato al prete anticamorra Don Luigi Merola, mentre co-destinatari del prestigioso premio sono stati il direttore generale della Banca di Credito Cooperativo Montebruno di Roscigno e Laurino Michele Albanese ed il prete antiusura del Valoridiano Don Andrea La Regina, per la loro azione svolta nei rispettivi ruoli, a sostegno anche delle fasce più deboli e di chi vive sulla propria pelle un disagio particolare. Presenti alla prestigiosa manifestazione di ieri, inoltre anche il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, l'assessore provinciale Angelo Paladino, il consigliere regionale Donato Pica, il dirigente della vicepresidenza della regione Campania Giacomo Tedesco. I premi consegnati al direttore Albanese e dal reverendo La Regina dell'artista Valentina Troiani, espositrice presso la Galleria La Pigna di Roma, sono stati offerti dall'Unione Cattolica Artisti Italiani.